Sono di Egitto, 30 anni sono sfuggito dalla povertà, dalla tortura, di tutto. Gente disarmata stanno chiedendo la libertà. Come mai il mondo non aiuta noi? Soltanto per chiedere democrazia. Passo è cacciare Mubarak e cacciare Ben Ali, come avete fatto? E secondo e terzo Mosa e terzo tutti i ministri, come l'anteriore, il ministro dell'anteriore, il ministro del fuori, l'anteriore, tutti. E poi cosa succede? E io che voglio tutti, i campioni la legge, io voglio democrazia, non voglio il cornuto di americani, non voglio il cornuto di Israele, che voglio l'arabo. Basta sangue! Cosa pensi delle manifestazioni pro Mubarak? No, non so queste persone. Io voglio solo vedere quanti saranno qua per essere una manifestazione pro Mubarak e la manifestazione anti Mubarak. Io voglio solo vedere i numeri di queste persone. Sono stati tutti pagati per andare lì. La manifestante di Mubarak, questi sono i criminali, signorina. Avete visto come hanno manifestato? Hanno manifestato con la spada, con il cavallo e con il cammello. Questa gente, se governano, se rimangono, fanno tornare noi per il Medioevo un'altra volta. A tutti i canali egiziani che fanno vedere e dicono tutte quelle bugie al popolo, che cioè loro stanno lì nel buio, che non capiscono niente, non vedono quello che sta succedendo veramente, che Mubarak non fa niente, lui ha fatto per il popolo, ha fatto la pace, ma quale pace se lui ruba le nostre cose e li porta fuori? Cacciato Mubarak, poi come si procede? Si cambia, ogni paese. Qualsiasi cosa sarà meglio di questo, Ah, per esempio tra Omar Moussa o El Baradei, tu cosa ne pensi? No, io non penso che Baradei questi devono tenere, perché questi non sanno niente. Cioè non arriva uno così e dice io voglio tenere. Tu pensi che questo popolo che è sceso in piazza, questi giovani, sono giovani della vostra età, abbiano le forze per esprimere dei propri rappresentanti nuovi? Per forza, se no, certo, sì, cioè per forza. Certo che, cioè io voglio dire una cosa, se questi hanno già fatto questo, vuol dire che loro riusciranno a fare ancora e ancora, e non si fermeranno davanti a nessuno. Chiediamo la solidarietà con il giovane egiziano che hanno dato il sangue, hanno dato il cuore, hanno dato la vita propria per ottenere, per conquistare la libertà. Vissuto in Egitto o solo in Italia? Io sono cresciuta qui, però sono andata in Egitto, sono sposata lì, ho visto tante cose lì. Qual era la cosa più odiosa del regime di Mubarak? La cosa lì che ho visto scioccante, che lì c'è il più ricco del, cioè uno, il più ricco, forse qui non c'è uno ricco così, oppure il più povero del mondo, uno che cioè neanche i vestiti c'ha addosso perché non ha soldi per comprarseli. E uno che ha tre figli o quattro figli per strada, che non sa dove andare a vivere, cioè io non riesce a portare da mangiare la sua famiglia, perciò io non riesco a capire queste persone che stanno con Mubarak. Quale pro Mubarak? Lui ha diviso il popolo in due, ha diviso le persone. E ci sono alcune voci che dicono, e ci sono lei e fratelli, un gruppo che si chiama Fratello Musulmano, che guida questa manifestazione, e non è vero, perché sta guidando lei, nessun partito politico guida lei questa manifestazione, lo fa i giovani, e lo stanno guidando lei i giovani, e ce l'hanno richieste, mi sembra che queste richieste totalmente la giustizia, la libertà, la democrazia. È vero che è una rivolta dei giovani che usano internet, i social network? Senza Facebook non succedeva niente, prima per dire una cosa ti ammazzavano senza neanche proprio dire niente, non potevi dire niente, basta, vogliamo libertà e basta. Ma per esempio su Facebook facevi parte di qualche network contro Mubarak, che ti organizzavi? Sì, contro Mubarak e basta. Questi giovani che manifestano, secondo te hanno un'opinione politica o è proprio solo rivolta contro il dittatore? C'è così e così, però è più sulla dittatura. Secondo te prevalgono le componenti di sinistra o quelle religiose dei Fratelli Musulmani? È una cavolata, tutti amano questo paese e basta. Vogliamo che va via Mubarak e basta, punto.
proprio in questo gennaio 2011, dopo 30 anni di dittatura, è scoppiata una rivoluzione così irruenta, e poi non solo in Egitto ma in tutto il mondo arabo. E meno male che adesso in questo momento siamo svegliate, non c'entra niente 2010, dopo la rivoluzione, dopo che hanno fatto lì in Tunisia, abbiamo un po' il coraggio di farlo, perché 30 anni bastano, questi 30 anni, e mi sembra che ci sono altre rivolte, altre manifestazioni in tutto il mondo arabo, e infatti in questi giorni in Giordania stanno facendo un po' avvicinarsi al popolo, anche in Yemen, anche in tutto il mondo arabo, ma ormai il vento di libertà ha suffiso in tutto il mondo arabo. Questa rivoluzione già è iniziata il 25 gennaio, una rivoluzione per l'Egitto, per il cambiamento dell'Egitto, perché l'Egitto per 30 anni è stato venduto all'americano e al governo israeliano. Oggi gli israeliani hanno molta paura dalla rivoluzione egiziana. Questa rivoluzione fa scoppiare la rivoluzione. Oggi c'è un'antifada a Yemen, a Giordania, e in Algeria, in tutto il mondo arabo. Sarà una epoca nuova per tutto il mondo arabo. E questo presidente ha venduto tutto l'Egitto, ha venduto la fabbrica, le aziende, i lavoratori senza lavoro. Oggi c'è un Egitto nuovo. Ormai abbiamo fatto il primo passo verso la libertà e siamo già partiti, come un terreno già partito dalla stazione, e non ci fermiamo mai finché arriviamo all'altra stazione, che sarà libertà e democrazia. Noi sappiamo che il mondo arabo è sempre stato molto unito, però queste rivolte sembrano patriottiche, all'insegno del nazionalismo. Tutto il mondo arabo sta facendo la lotta, sta dando la solidarietà all'altro popolo. E io sono arabo, prima che sono egiziano, sono arabo. Perciò voglio libertà in tutto il mondo arabo, non solo nel mio paese. La dittatura che hanno rubato il pane dai nostri poveri, che hanno allontanato tutti i giovani dalla loro famiglia, siamo sparsi per tutto il mondo, perché chi cerca la libertà, chi cerca lavoro. Vorrei dire anche ai regimi che parlano di democrazia, ai regimi e politici che parlano di democrazia oggi e sostengono i regimi autoritari perché le fanno comodo. Le dico ora, dovete dire la verità, perché il popolo non vi perdona più e non vi dimenticherà questa situazione. Questa è una cosa, veramente un momento storico, stiamo cambiando la storia in tutto il mondo, stiamo dando un esempio veramente forte.